Ciao Trader, siete su Skype in the Bull, puntata speciale. Siamo qua con Domenico Bacci, che è il segretario nazionale di Citi. Attenzione, segretario nazionale di Citi. E adesso ne parliamo, lanciamo subito la sigla. A dopo. Eccoci qua, allora voi vedete, appunto c'è questa puntata di Striscia Notizia, vi piace sentire i primi 15 secondi? Allora, vi abbiamo chiamato per informarvi di alcune importanti novità relativamente all'obbligazione argentina. Non è vero che la Repubblica Argentina non stia pagando i suoi creditori. La Repubblica Argentina in realtà i creditori li sta pagando, ma sono soltanto creditori argentini quelli che beneficiano di questa offerta. Incredibile questa cosa, Domenico. Sì, ciao Bulla. Ciao. Sì, questa è una storia che risale al lontano anno 2005, quando la Repubblica Argentina fece un'offerta transattiva agli obbligazionisti italiani che in realtà differiva di molto dalla stessa offerta che era stata fatta agli obbligazionisti domestici, i cosiddetti domestici, cioè gli obbligazionisti argentini, che erano stati tutti parimenti colpiti dal default delle obbligazioni argentine. Che in tanti, tanti di noi si ricorderanno, perché questo è nato proprio sui telegiornali di tutto il mondo, quindi è stato un evento epocale, diciamo. Sì, nel video successivo c'è Staffelli che porta il maxi tapiro su ruote all'ambasciata argentina. Questo è quello di 3 metri, quello lì enorme, 5 metri col cassetto. Quello enorme di 3 metri su ruote è stato utilizzato altre 2 o 3 volte Ah, nella storia ok, era noleggio, della noleggio, perfetto. E niente, ricordiamo cos'è Citi. Allora, okay, Citi è il sindacato italiano di tutela, investimento e risparmio. Okay? Perché stiamo parlando con il segretario nazionale di Citi? Perché, se vi ricordate, ho fatto questo video Wonderland, su Wonderland, quando è scoppiato tutto, e appunto, quando, anzi, un attimo ve lo volevo rivedere, quando ho parlato in questo video. Parlavo di Bion e ho parlato appunto di. In realtà ho parlato di Citi proprio perché sono bravissimi. È un ente che appunto tutela l'investimento e il risparmio. E loro sono proprio abituati, diciamo, a cercare di tutelare quelli che sono gli azionisti per il mercato azionario. Però, insomma, in generale adesso si stanno affacciando anche sulla la nuova tecnologia, quindi nel mondo delle criptovalute. E quindi loro sono è un ente, l'ente numero uno in Italia che cerca di tutelare i risparmiatori. E quindi c'è questa necessità anche di poterlo fare nel mondo delle criptovalute. E quindi dopo c'è stato un modo ci hanno messo in contatto appunto con il segretario nazionale, con Domenico, e abbiamo avuto modo di parlare, di dialogare per cercare di capire come poter unire la sua grandissima esperienza. Guarda, vi faccio vedere una cosa. Vado sul suo sito. Questo è il sito. E stiamo parlando di un ente incredibile. Cioè, guarda, andate a leggere. Qua sono un sacco di articoli, ma guardate qua quante società con cui ha avuto a che fare. Saipem, Bion, io parlo sempre di Bion. Veneto, Juventus, c'è cioè un sacco di roba. Poi guardate qua. Monte dei Paschi, Saipem, Banca Carige, Sopaf. Per chi è nel mondo azionario capirà che qua, insomma, c'è veramente Gandalf, Freedomland, ah, mi ricordo tutte queste cose qua. certo. E quindi ha veramente una grandissima esperienza. Quindi stiamo cercando di unire le sue conoscenze, tutta la sua esperienza, per poter tutelare anche chi è nel mondo cripto, ok? Nonostante manchi un attimino quello che è il discorso della regolamentazione, ma ci sono dei principi di base che adesso andremo un attimino a spiegare. Certo, ti ringrazio, Bull. Sì, io ho cominciato a lavorare a Milano nel 1989 come procuratore alle grida di un agente di cambio, Cioè, giovane fantastico. laureato. Dovevo fare anch'io l'agente di cambio, dopodiché nel 91 arrivò la legge sulle SIM e mi chiusero i concorsi, pensa. Per Sì. cui a quel punto io dovetti decidere, allora la borsa era soltanto la borsa di Milano, cioè era una borsa ancora fisica, dove si andava fisicamente ai tavolini col telefono, si mandavano gli ordini con quei segni strani si Fantastico. facevano all'epoca. Sì. E io da un certo punto, praticamente dopo poco meno di
di un anno e mezzo da quando ero arrivato in borsa, dovetti decidere cosa intendevo fare della mia vita, nel senso che l'agente di cambio non l'avrei più potuto fare e conseguentemente mi si presentava un fulgido futuro, magari in un borsino di provincia di qualche banca minore. Certo. Questo non era, diciamo, il mio obiettivo, per cui a quel punto ho tirato fuori dalla mia laurea in giurisprudenza, in legge, e supportato anche dal mio istinto di Robin Hood, ho detto: io non voglio continuare a fare diciamo l'intermediario, anche perché già allora si erano cominciati a vedere i primi risvolti negativi con diversi dissesti. Ricordo quello della Mount Edison, ricordo quelli, diciamo, i primi dissesti importanti che colpirono la borsa valori di Milano, e dissi: io passo dall'altra parte, voglio mettere a frutto la mia competenza legale, la mia competenza finanziaria, al fine di dare una sponda di tutela a tutti coloro che rimangono coinvolti, diciamo, in dissesti finanziari nella borsa milanese. E ti devo dire che da un certo punto di vista è stato un successo clamoroso. Oggi, a distanza di 26-27 anni dalla fondazione dell'associazione, la mia associazione tutela oltre 40.000 associati. Cioè, ripetiamolo, 40.000, cioè non 2 o 3, ragazzi, 40.000. Sì, 40.000 persone che hanno perso i loro soldi in borsa, ma non è che hanno perso i soldi in borsa, ecco, questo è importante subito farlo capire. In borsa sì, si guadagna e si perde, come tutti. Io stesso guadagno e perdo quando opero in borsa, che è rimasta naturalmente una delle mie più grandi passioni. Sì. Non sempre però c'è la possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito. Ecco. Quello che differenzia, e così scendiamo subito nello specifico, un po' il mercato ufficiale, il mercato degli strumenti finanziari dal mercato delle criptovalute, è proprio questo, che il mercato finanziario, la borsa italiana, al pari di tutte le altre borse mondiali, sono regolamentate, l'accesso è regolamentato. Se tu vuoi entrare e quotare la tua società su un determinato mercato, non solo devi fare una richiesta e passare tutta una serie di controlli, ma i tuoi controlli vengono effettuati, controlli severissimi su tutti i tuoi bilanci, su tutte le tue comunicazioni sociali, assolutamente, tutto quello che tu racconti al mercato. Certo. Questo fa sì che nel momento in cui la tua perdita in borsa non dipenda semplicemente dal fatto che l'azienda è andata male perché aveva un progetto di business che non è riuscita a portare a termine, ma perché, come nel caso della Bion, che poi magari approfondiremo, si è evidenziato che determinati soggetti hanno, o meglio, si è evidenziato, al momento è in corso un procedimento penale per appurare se questi soggetti non abbiano commesso una serie di reati cosiddetti societari, tra cui le false comunicazioni sociali o l'aggiottaggio. L'aggiottaggio cosa è? Non è altro che comunicare al mercato pubblico, quindi al pubblico, determinate caratteristiche, determinati risultati che non corrispondono alla realtà fisica, alla realtà documentale della società. Questo è un passaggio molto importante, perché qua si colleghiamo anche col mondo cripto. Questo è fondamentale. Voi dovete partire dal presupposto che, ad esempio, per tornare a Bion, i due azionisti di controllo della società, per colpa di queste imputazioni, che saranno poi verificate naturalmente nel corso del procedimento penale, ma che comunque adesso sono reati che vengono loro ascritti, per colpa di alcune comunicazioni che sono state ritenute dalla procura che sta indagando non rispondenti alla realtà, hanno perso la loro quota di controllo sulla società. La società è stata dichiarata fallita. E in questo momento la società tecnicamente non esiste più, esistono soltanto gli impianti che sono oggetto di vendita attraverso aste, che serviranno a rimborsare i creditori sociali. Attenzione,
I creditori sociali non sono gli azionisti sociali. Gli azionisti sociali però hanno, cioè coloro che avevano comprato le azioni sul mercato, gli azionisti però hanno la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale di cui vi ho parlato, e se questi soggetti che sono a cui è stato imputato una serie di comunicazioni fasulle dovessero essere riconosciuti colpevoli, l'azionista di minoranza, l'azionista diciamo che aveva investito su quelle azioni e ha perso completamente il suo capitale, avrà la possibilità di ottenere il risarcimento e da quei soggetti e da quegli altri soggetti deputati a, ad esempio, alla verifica dei bilanci, come possono essere le società di revisione, i sindaci e altri professionisti che hanno collaborato. Nel momento in cui si evince che anche queste persone hanno contribuito a far passare una serie di informazioni che non corrispondevano alla realtà, ecco, c'è la possibilità di ottenere da questi soggetti il risarcimento del danno subito. Ecco, ecco. Questo per dirvi che non in tutti i casi, naturalmente, non tutte le perdite, diciamo, in borsa sono, possono essere recuperate, ma quelle nelle quali si evidenzia una serie di atti illegittimi, ci sono buone possibilità, e questo è il motivo per cui abbiamo avuto tanto successo negli ultimi 27 anni. Ecco, infatti, cioè, cerchiamo di far capire meglio. Quindi, praticamente, se io sono quotato e dico i miei conti sono di 200 milioni quest'anno, eccetera, invece in realtà erano 150, 80, comunque era meno, quindi ho gonfiato i conti, giusto per fare un esempio, o comunque ho detto un qualcosa per far sì che potesse continuare o proseguire un trend rialzista, o comunque far sì che invogliare le persone a comprare le mie azioni. Quindi se dico qualcosa di non veritiero, li rischio, perché appunto posso, in quel modo io sto ingannando i risparmiatori, e quindi nel caso in cui poi venga fuori che questo è stato detto qualcosa di non veritiero, da lì tu ti puoi muovere, o comunque ci si può muovere per vie legali per poter avere un risarcimento, perché tu come risparmiatore sei stato ingannato. Quindi questo è un po' il concetto, che poi si lega ovviamente anche nel mondo cripto, dove ti cercano di, se c'è qualcuno che cerca di invogliarti a comprare o partecipare a un qualcosa senza che appunto ci sia qualcosa di concreto, o comunque dicendo qualcosa che non è realmente diciamo in quella società, quindi ti dicono che sta facendo un qualcosa ma in realtà non lo sta facendo, è un tutt'altro meccanismo, un tutt'altro sistema dietro, questo è un inganno, e da lì dopo ci può entrare per cercare di chiedere un risarcimento. Esatto. Allora, come spiegavo, il mondo delle criptovalute è un mondo diverso da quello, diciamo, della finanza, quindi degli strumenti finanziari, delle azioni, delle obbligazioni. Sì. E la principale differenza è solo in questo fatto, che mentre il mercato degli strumenti finanziari è un mercato che ha regolamenti, leggi civili e penali già ormai consolidate, con giurisprudenze consolidate, che ti dicono quali sono i comportamenti che possono portare al tuo diritto al risarcimento del danno, il mercato delle criptovalute, in quanto nato negli ultimi 15 anni, quindi assolutamente giovane, è un settore che non è ancora stato metabolizzato in ambito giudiziario. Quindi tecnicamente è una sorta di Far West, se mi consenti il termine, nel quale poi ci sono gli sceriffi buoni, ma ci sono anche delinquenti molto cattivi, e non c'è un'autorità superiore che riesce, come dire, a darti una base di partenza uguale per tutti e che è da tutti riconosciuta come tale, proprio perché è in una situazione di totale e completa deregolamentazione. Questo discende dal fatto che questi mercati sono molto 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 giovani. Anche se ti devo dire, i meccanismi, e quindi naturalmente possono attirare idee geniali come può essere stata quella del Bitcoin, ma possono, purtroppo la strada e la porta è aperta anche per persone che hanno peggiori intenzioni.
e purtroppo non ce l'hanno scritto in fronte, ecco, quindi bisogna riuscire a scendere un po' nello specifico e riuscire a capire cosa, dove si stanno mettendo i propri soldi per non avere poi una delle conseguenze molto molto spiacevoli. Però diciamo che il meccanismo, così come tu l'hai raccontato, il meccanismo è di fatto molto molto simile, quello per spingere le persone, come dire, ad accreditare una determinata valuta. Però vorrei prima, diciamo, fare una premessa, vorrei cominciare a raccontarti un po' di come sin dall'inizio proprio di internet, io sono stato nel 95 uno dei primi utilizzatori della linea internet. Come internet quasi da subito si è prestato, diciamo, ad una sorta di manipolazione dell'investitore o del risparmiatore sprovveduto. Io ricordo che appunto nella prima metà, nella seconda metà, all'inizio della seconda metà degli anni 90, internet era nato veramente da pochissimo tempo, almeno in Italia era arrivato da pochissimi anni, e già si era creato un meccanismo che è passato alla storia come quello del marmo nero del Sud America, una vicenda che, come dire, ti dà già un po' quello che era il meccanismo che poi sarà riutilizzato molte molte altre volte fino ad oggi. Questo esempio è bellissimo, sì. Sì, l'esempio è divertente, è particolare. In buona sostanza, un determinato ente, diciamo, che era localizzato nell'Oceano Atlantico, in un'isoletta dell'Oceano Atlantico, aveva creato, diciamo, questa società e aveva deciso, fra virgolette, di quotarla, seguitemi bene, sì, di quotarla su un determinato sito internet sul quale venivano rappresentate anche le quotazioni di alcune società fra le più importanti della Borsa Valori di Milano, intendo dire Fiat, Generali, Toro, Alleanza Assicurazioni, insomma le famose blue chips. In mezzo a queste blue chips lui collocava su questa pagina internet anche questa società, il nome di questa società che produceva il marmo. Ora, il bello di questo meccanismo... Incredibile, comunque, questa cosa. Cioè, incredibile poi che... Bello, sia passato per una cosa credibile, poi. Sì, beh, sai, poi allora lo strumento era nuovissimo. Certo. La gente confidava. Lui aveva, peraltro, trovato delle persone qui in Italia, ma in tutto il mondo, in tutta Europa almeno, questo meccanismo aveva funzionato. Delle persone che sostanzialmente... mostravano ai propri amici, ai propri colleghi, ai propri clienti, gli facevano vedere come incredibilmente ogni giorno che passava, mentre le quotazioni delle varie Fiat, Generali e compagnia bella seguivano l'andamento erratico del mercato, quindi magari un giorno prendevano l'1%, il giorno dopo perdevano il 2%, le quotazioni di questa società che loro avevano inserito in questo elenco dei quali pubblicavano i prezzi salivano tutti i giorni. Incredibile, certo, sì. Capisci che effettivamente strumento nuovissimo, il promotore che ti faceva vedere che la Fiat continuava a stare lì mentre questa società da $1 era passata a 2, poi era a 3, poi a 4, 5, 6, 7, 8, 9, naturalmente questa gente a un certo punto ci credeva e affidava questi soldi per comprare queste famose azioni su questo mercato. Cioè, faccio un esempio a giorno d'oggi, cioè è come se nel mondo DeFi ci fosse stato una specie di exchange dove facevano vedere, non so, Bitcoin come adesso che magari sta crollando e con Ethereum, BNB, tutto quel crolla, e poi c'è questa società che invece tutti i giorni salivano, ovviamente facendo sembrare che fosse una cosa reale, quindi ovviamente attirava tantissime persone, ha attirato anche poi tantissime persone famose, fra l'altro. Molte persone famose, Baggio, la Marisa Laurito, sono diversi che sono caduti in questa trappola. E sai, è una trappola difficile da, come dire, individuare, perché cosa succede? Tecnicamente erano loro che decidevano il prezzo, capisci? Cioè, non c'era il rischio. Facile così.
che da un giorno all'altro il prezzo crollasse, per cui avevano, diciamo, attivato questo motore che poi rivedremo come probabilmente anche oggi viene utilizzato, un motore di questo multi-level marketing, fra virgolette, malato, oppure se lo vogliamo chiamare in americano, una sorta di schema Ponzi, Sì. tale per cui la gente veniva attirata a mettere sempre dentro più soldi, a coinvolgere sempre più persone in questo meccanismo. E come è scoppiata la vicenda? La vicenda è scoppiata il giorno che una di queste persone ha avuto bisogno di ritirare questi immani guadagni che aveva ottenuto e ha cominciato a chiedere di avere indietro i suoi soldi. Il E il problema è problema è che i sempre soldi. lì. Quando puoi, per mettere i soldi è facile. Quando devi mettere, non c'è nessun problema. Tutti ricevono. Esatto, il Quando problema è devi che tirare fuori, lì è il casino. i soldi non c'erano, meglio, i soldi erano già ormai in altre tasche, erano Sì. stati ormai distribuiti un po' per pagare questo giro di consulenti e questa piramide, un po' per far guadagnare colui che aveva emesso, diciamo, questa società, che aveva quotato, fra virgolette, questa società, e i soldi non c'erano. Naturalmente, da quel momento in poi, si è scoperto, ma solo in quel momento si è scoperto che dietro non c'era assolutamente nulla, che il progetto di questa società che doveva produrre in realtà avrebbe fatto fatica a produrre in modo lecito, e comunque non c'erano più i soldi, per cui tutti questi soggetti sono rimasti praticamente con un palmo di naso e non sono riusciti a recuperare alcunché, per colpa di questi meccanismi. Ma questo è un meccanismo che poi si è evoluto, ma ti voglio dire, anche più di recente, nei famosi dissesti delle obbligazioni della Cirio e della Sì. Parmalat, tanto per citartene uno, possiamo dire che è stato utilizzato un meccanismo simile. Qui era più grave, però, perché il meccanismo è stato utilizzato da alcune banche, alcune importanti banche italiane. I prezzi di queste obbligazioni, Cirio e Parmalat, venivano pubblicati su degli SSO bilaterali. SSO bilaterale vuol dire sistema di scambio organizzato bilaterale, in cui c'è un soggetto che ti espone un prezzo e tu che sei allo sportello dici: ah, mi interessa, lo compro. Non c'è molta differenza, anche se qui parliamo di obbligazioni di società famose, importanti e effettivamente esistenti. Non c'è molta differenza rispetto al meccanismo inventato qualche anno prima nell'isoletta Eh dell'Atlantico. no, certo. A pensar male, uno Anzi. dice: ma non è che queste obbligazioni venivano vendute dalla tesoreria delle banche proprio perché, sapendo che praticamente queste società si avviavano ad avere dei grossi problemi e quindi non avrebbero rimborsato, queste tesorerie hanno pensato bene di eliminarle, o meglio, di passare il cerino Agli di mano in ultimi? mano ad un soggetto, ai soggetti più deboli, e che poi Sì. non avrebbero potuto far altro che sopportare la perdita. Questo, Non è questa proprio, stato quest'ultima tua giudicato. frase, proprio quello dei più deboli, è proprio quello che accade, cioè i meno informati alla fine, o quelli che comunque giustamente non tutti si possono intendere di finanza, no? Di trading o di queste cose qua, cioè, ognuno, cioè sono le persone normali, si occupano di altro nella vita. Infatti si parte sempre da una mal riposta fiducia Sì. per trovarsi in questo tipo di situazioni. Lo stesso, appunto, il fatto delle obbligazioni Cirio e Parmalat: uno comprava, diceva: caspita, obbligazioni di Parmalat, di Cirio, società importantissime, e invece, presumibilmente, probabilmente, quando le compravano c'era già qualcuno che sapeva che le società non erano ben messe, e Sì. quindi attraverso questo meccanismo venivano sbolognate al pubblico, apparentemente su dei mercati regolamentati. In realtà erano degli SSO bilaterali dove c'era un unico venditore e migliaia di compratori. Se vi rendete conto. E questo dovrebbe già far capire qualcosa anche del vostro mondo, cioè del mondo specifico delle criptovalute, perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole, Bulla. Sì. Purtroppo mi sembra che qui la storia si vada ripetendo. Quindi arriviamo ai giorni nostri. Sì. Arriviamo ai giorni nostri. Quando io ho sentito il tuo intervento Sì, riguardo alla condivido. nostra iniziativa per Bion, ho capito
mi si sono aperti gli occhi. Anch'io devo dire che fino a poche settimane fa avevo una visione delle criptovalute che era, come dire, un po' legata all'esperienza che ho avuto sin dall'inizio sul Bitcoin, che è stata estremamente favorevole. Sì. Quindi non avevo, diciamo, interpretato o capito subito. Gli occhi mi si sono aperti nel momento in cui, prendendo diciamo più cognizione delle vicende delle criptovalute, ho scoperto che nel mondo esistono, sono esistite più di 1400 criptovalute. E questo mi ha, come dire, dato una forte impulso a cercare di capire un po' di più come funziona il meccanismo e ho fatto anche alcune considerazioni che, se hai piacere, possiamo condividere. Assolutamente, sì, sì. Ricordiamo che su Binance abbiamo più o meno 300-400 coppie, ma ci sono altre exchange tipo Coinbase, eccetera, che ce n'ho migliaia e migliaia e migliaia, cioè, di ogni tipo, di ogni specie, di ogni modalità. Quindi... Sì, io ho letto che all'incirca oggi, fra vive e morte, perché tantissime di queste sono morte, naturalmente dovremmo superare ampiamente le 1400-1500 criptovalute. Sì. Ora, io parto da un presupposto. La valuta, cos'è una valuta? Nel mondo ci sono mal contate 160 valute. Sì. Quando si parla di valute, si parla di una moneta, fra virgolette, di scambio, che un determinato gruppo di persone ha, diciamo, a ragione, sì, considerato come la rappresentazione del valore di beni o servizi, e per un tacito accordo di queste persone questa valuta viene scambiata e così nascono il dollaro, nasce l'euro, nasce la lira, nascono le 160 valute di quei 160 paesi che hanno tutt'oggi delle valute fisiche che si scambiano per ottenere in cambio beni o servizi. Sì. Bene, l'elemento, diciamo, che mi ha colpito è che nel mondo esistono, partendo dal dollaro, la più importante, dall'euro, fino a scendere alla valuta di Vanuatu, che non ricordo come si chiama, sì, sono 160. Quindi ci sono 160 gruppi umani, gruppi di persone che hanno, come dire, conferito a una determinata unità di misura, di valore, gli hanno conferito la legittimazione, diciamo, di poter essere scambiata rappresentando beni o servizi. Quindi gli hanno attribuito un valore concreto. Benissimo. Come è possibile che nell'intero mondo esistano 160 valute e 16.000-15.000 criptovalute? Questo è qualcosa che mi ha lasciato abbastanza stupito. Quindi sono andato a studiarmi un attimo quelle che erano le caratteristiche e naturalmente mi si è aperto questo mondo che, devo dire, mi ha lasciato abbastanza sconcertato. È chiaro e evidente che noi non possiamo e non intendiamo fare assolutamente di tutta un'erba un fascio. Assolutamente. Nelle 1600-1500 criptovalute di cui oggi si parla, si va dal Bitcoin a valute che hanno, per criptovalute che magari da mesi hanno perso qualunque loro valore e non vengono più scambiate in alcun modo. Ma non si può minimamente fare di tutta un'erba un fascio, perché naturalmente Bitcoin, che è sicuramente la regina incontrastata di tutte le criptovalute, non solo ha superato nella sua consistenza e nella sua valorizzazione centinaia delle valute fisiche, delle valute reali che vengono utilizzate da gruppi sociali nel giro del mondo, ma di gran lunga, ma è nata anche con determinate caratteristiche di innovatività, vi cito la blockchain, piuttosto che di estensione favorita anche dal fatto che non c'è un emittente unico, e quindi la democraticità anche di questa valuta è stata sicuramente uno degli elementi essenziali che ha permesso al Bitcoin di superare, diciamo, quella fase iniziale nella quale nessuno era disposto magari a riconoscergli la sua
la sua funzione un domani di valuta proprio per effettuare gli acquisti quotidiani o per comprare un'auto piuttosto che per pagare una bolletta, e che sicuramente andrà avanti perché ormai è stata accettata universalmente nel mondo come tale. E questo, diciamo, è l'esempio più eclatante dal punto di vista della solidità e dell'importanza di una criptovaluta. Sì. Dall'altro lato, invece, ci sono delle criptovalute che hanno, come dire, tutti gli aspetti negativi e che in qualche modo ci ricordano quegli esempi che io ti ho testé fatto scarsa trasparenza, se non addirittura di liceità. Ti voglio dire, non voglio fare nomi, ma ci sono naturalmente delle criptovalute in cui, ad esempio, c'è un unico emittente, c'è una piattaforma sola sulla quale vengono scambiate. Sì. C'è un valore che viene attribuito da qualcuno, ma chi è questo qualcuno molto spesso non si sa, perché non viene neanche indicato ufficialmente. Vi ricorda qualcosa di quello che io vi sto dicendo? Non vi ricorda magari quello che vi stavo raccontando prima delle famose obbligazioni che venivano vendute da una controparte sola a migliaia di persone? Non vi ricorda qualcosa, un prezzo che sale, ma dietro non c'è nulla, non c'è davvero nulla, c'è solo esclusivamente qualcuno che inserisce capitali nuovi e basta. Ecco, se facciamo il confronto fra quello che vi dicevo prima e quello che può essere una cripto, l'ultima, la peggiore delle criptovalute, vedete che non siamo molto distanti. Ora, tra le 1500, andare dal Bitcoin fino alla peggiore, ci sono una enorme varietà di aspetti che vanno valutati. No, io non voglio gettare, come dire, la croce addosso a nessuno degli emittenti delle criptovalute, non sia mai. No, certo. Però io credo che nel momento in cui uno si approccia a un mercato, chiamiamolo mercato, non regolamentato, così delicato, nel quale si rischiano perdite incommensurabili, l'unica cosa che può fare in assenza di regolamentazione, diciamo, vivendo questi mercati e queste criptovalute in questa sorta di zona grigia, di zona d'ombra, l'unica cosa alla quale ci si può appellare è fare delle considerazioni preventive. Sì. Ma nel momento in cui vado a fare un acquisto sulla determinata criptovaluta pinco pallino, ma dove sto mettendo davvero i miei soldi? Sono questi i miei soldi al sicuro? Riuscirò a portarli a casa? Riuscirò ad averne un beneficio? Infatti il ragionamento che io cerco di far capire alle persone è cercare semplicemente di fare la domanda: ma i soldi qua da dove arrivano? Cioè, questa società dove potrà mai tirar fuori l'utile? Cioè, l'utile lo sta tirando fuori perché ci sono nuovi soldi che entrano, o c'ha proprio un business? Okay? Perché qua ultimamente stiamo arrivando al fatto che appunto... E tu fai un qualcosa e tu compri un qualcosa e in cambio tu hai dei soldi. Cioè, tu è come se tu comprassi il computer di Apple e Apple ti dicesse: bene, tu comprami il computer e dopo più lo usi più ti do i soldi. E lì ovviamente si capisce che è difficile trovare che questa società possa avere utile in questo modo, no? Ma addirittura qua non stiamo neanche parlando di società, perché sì, tecnicamente, certo, nel momento in cui tu stai acquistando una criptovaluta non stai comprando nulla. Sì, sì, sì. Non stai rilevando una quota azionaria rappresentativa del tuo possesso della società Apple, assolutamente no. Sì. Tu semplicemente stai comprando un indice, stai comprando un valore di un indice. Se questo valore di un indice è giustificato da qualcosa che c'è dietro, sia l'algoritmo, sia quello che vuoi, funziona e convince, come è successo per Bitcoin, hai fatto il miglior affare della tua vita. Ma se dietro a questo non c'è nulla o c'è poco, rischiamo di vedere quegli esempi che vedo che tu stai facendo vedere, di quel grafico che io chiamo Burj Khalifa, cioè uguale, fino al momento cui i soggetti, le persone spingeranno, coloro che hanno interesse, diciamo i promotori o comunque i consulenti di quella famosa isoletta dei Caraibi, spingeranno affinché la gente si avvicini a comprare con fiducia, perché ci sono magnifiche sorti progressive e ogni giorno questo valore sale, va tutto bene. Ma il primo di questi soggetti che avrà bisogno di tirare fuori i soldi per comprarsi la macchina o cambiare la casa
e cercherà di venderli, potrebbe poi fare enorme fatica a trovare la controparte che acquista, e siccome questo comunque è un mercato e quindi si regola secondo il meccanismo della domanda e dell'offerta, nel momento in cui la domanda finisce e comincia soltanto l'offerta, ecco il grafico Burj Khalifa, cioè quello nel quale se tu sei entrato molto basso e sei uscito molto alto, sei stato bravo e fortunato e non ci hai rimesso le penne e ci hai guadagnato anche tanto. Ma se tanto tu sei entrato, diciamo, in questo meccanismo in una fase più avanzata, ci rimetti le penne, ci rimetti sì, tutte le penne. E credo che questo grafico, diciamo, sia rappresentativo di molte criptovalute e probabilmente di molte di quelle che ormai sono uscite ai riflettori e non esistono più. Dietro però a questi grafici, signori, ricordiamoci sempre, c'è qualcuno che ci ha sempre guadagnato però in queste operazioni. E chi è? L'emittente. Tecnicamente colui che decide che vuole inventarsi una criptovaluta, la vuole spingere sul mercato, vuole farla conoscere, spera magari anche in buona fede di farla diventare il nuovo Bitcoin, ma se non ci sono sotto dietro alla criptovaluta algoritmi tali o finalità tali o idee geniali, che io non escludo possano venire fuori ma sono molto difficili, tali da rendere quella criptovaluta il nuovo Bitcoin, probabilmente il destino di queste emissioni è quello che vediamo nel grafico che tu stai mostrando. Ma una cosa, devo fare una domanda, quindi cosa accade poi spesso qua nel mondo cripto, come in realtà poi anche al di fuori, però che ci sono poi persone, cioè uno pensa che semplicemente la persona che crea questo schema è lui l'unica persona che può rischiare diciamo di finire male o comunque di dover dare risarcimento. Invece anche chi cerca di promuovere questa cosa, sapendo che è un business senza nessun tipo di struttura, quindi semplicemente stiamo parlando di aria fritta, insomma stiamo parlando di capitali che entrano e basta, l'unico business è far entrare sempre capitali nuovi, anche chi cerca di pubblicizzare queste cose, quindi cerca di appunto gonfiare il più possibile questa salita, è un qualcosa che non si può fare, ok? Non si può assolutamente fare, soprattutto se poi si è interessati, cioè se queste persone hanno già dentro dei soldi e poi utilizzano tramite internet, cercano comunque di pubblicizzare il più possibile questa cosa per far entrare nuovi soldi, è un problema, ok? Non è un qualcosa che si possa fare, perché anche qua iniziamo a parlare di metodi illegali, quindi bisogna fare estremamente attenzione, ok? Non solo chi si inventa queste cose qua per poter, sapendo che sarà una truffa, ma anche chi coscientemente sa come è fatta questa struttura e sfrutta quello che è il suo pubblico per poterlo pubblicizzare. Come ti dicevo prima, allora partiamo dal presupposto che nessuna criptovaluta ci ha scritto in fondo nel suo white sheet la scritta questa è una truffa. Lo tolgono. Ecco, partiamo dal presupposto che ognuno di questi emittenti, fra virgolette, ritenga di fare un atto, di fare un'operazione, fra virgolette, lecita, che può avere delle prospettive e può portare, ad un andamento premiante per coloro che si avvicinano a questa criptovaluta. Sono sicuro che tutti gli emittenti sperano sempre che succeda questo, però il problema è che l'abbiamo già spiegato prima, però voglio essere più preciso. Sì. Prima abbiamo parlato di questi meccanismi di multilevel, marketing, che non sono di per sé illeciti, eh? Apriamo una parentesi. Sì, certo. Poi ti spiegherò perché parto dal presupposto del meccanismo di multilevel. Sì. Voi sapete che ci sono diversi meccanismi di multilevel marketing che funzionano da anni, da decenni. Vi posso citare la Stanom piuttosto che il Folletto, eccetera. Questi meccanismi prevedono un compenso premiale a favore dei soggetti che portano dentro al proprio circuito altre persone.
In questo, in quanto tale, non c'è nulla di male, ma solo perché? Perché alla base di queste operazioni commerciali chiamate multilevel marketing ci sono delle vendite effettive di beni o servizi. Infatti, ok? Infatti. Quello che serve per distinguere quindi un multilevel marketing, chiamiamo un meccanismo di multilevel sano da un multilevel malato, sì. Qual è la differenza precisa? La differenza è che nel multilevel sano l'obiettivo principale di colui che organizza quel meccanismo di promozione, diciamo marketing, ha la finalità di vendere prodotti o servizi, e è quello il principale certo, obiettivo. Di vendere effettivamente un prodotto ed effettivamente un servizio. Okay? Esattamente, o un servizio. Sì. Mentre, diciamo, la estensione del pubblico, dei potenziali acquirenti, che poi diventano a loro volta promotori, non sono altro che la rappresentazione del successo che ha avuto la tua iniziativa nella vendita di questo prodotto. Certo, certo. Infatti, Stanon piuttosto che Avon esistono, Herbalife esistono da anni, da decenni, certo. E nessuno si è mai, neanche lontanamente, diciamo, non ha mai avuto l'idea di considerarli delle operazioni non corrette. Certo. Nel momento in cui invece la famosa operazione multilevel, cioè quella di andare a cercare persone che mettono dei soldi in una determinata iniziativa che poi può essere una criptovaluta, e l'unico valore aggiunto che c'è nel fatto che tu cerchi e trovi altre persone, non è il fatto di vendergli la criptovaluta che è nulla, ma è solo il fatto di portare dentro altri soggetti nel sistema che quindi possono dare liquidità a questo sistema. Se così avviene, e temo che così avvenga per alcune criptovalute, sì, assolutamente. È un comportamento assolutamente illecito, è uno schema Ponzi a tutti gli effetti, diciamo istituzionalizzato su una piattaforma, e che usufruisce, grazie appunto ai nuovi mezzi di comunicazione di massa, internet, Facebook e compagnia bella, permette appunto di estendersi creando molti più danni di quelli che potevano essere creati a suo tempo dagli stessi meccanismi quando questi strumenti non c'erano. Fatta questa considerazione, torniamo a bomba. Sì. Come si fa a capire se mi sto avvicinando a una cripto sana, diciamo, che utilizza presupposti sani, piuttosto sì. che a una cripto che mi utilizza presupposti malati? Non c'è nient'altro da fare, e naturalmente non c'è certezza, ma quella di cominciare preventivamente a studiarsi. Ma perché questa cripto dovrebbe non essere un meccanismo di multilevel marketing malato? Cosa c'è dietro che mantiene la possibilità che questa cripto abbia un enorme successo, e quindi io possa magari ancora fra 10 anni o ancora fra 20 anni averla nel mio portafoglio e poterla utilizzare per fare acquisti di beni o servizi? Ecco, questa è la valutazione sì, principale certo. che deve essere fatta. Naturalmente io comprendo che moltissimi di questi degli utilizzatori, che immagino siano ragazzi anche giovani, degli utilizzatori di queste piattaforme e che scambiano su queste criptovalute, questa, diciamo, questa sensibilità non ce l'abbiano, perché no. naturalmente per loro probabilmente tutto quello che ci stiamo raccontando oggi appare del tutto nuovo e del tutto, sconosciuto. In più vi voglio dire un'altra roba. Partiamo dal presupposto, come vi dicevo prima, che nel settore delle cripto e nel settore dei sistemi di scambio delle cripto, sì. Ad oggi non c'è una regolamentazione ferrea come c'è invece per gli altri mercati finanziari. Assolutamente. Almeno oggi si sta cominciando a sentire o a vedere qualcosa, o qualcuno che comincia a porsi il problema. Per cui non confondiamo il fatto che sono lì, la cripto è lì, esiste lì, la vedo tutte le mattine, per cui sicuramente c'è qualcuno che l'ha autorizzata e ha ritenuto che sia oro colato. Non è così. Assolutamente. Non è così. Infatti.
L'esempio che vi davo prima è solo il fatto di dire che ci sono 1500 criptovalute e solo 160 valute reali. Con le 160 valute reali all'isola di Vanuatu, con la valuta di Vanuatu puoi comprare le uova con la tua cripto. se non c'è qualcun altro che gli dice, che ti dice che ha un valore e ti dà i suoi soldi, quelli buoni, per comprartela, fai fatica a fare qualunque cosa con la maggior parte delle criptovalute, se non a scambiarle con altre criptovalute, ma è un po' il cane che si morde la coda. Quindi non pensiamo che perché ce l'ho su una piattaforma che è considerata molto sana e molto valida, solo per quel fatto, tutte le criptovalute siano oro colato. È più, diciamo che nella massa è più probabile il contrario. E poi appunto non c'è una Consob che viene poi a controllare, che ci può magari può fare la prima scrematura, ok? Non c'è questa non c'è un'autorità che ti dice questa è valida e questa no. E fra l'altro è stato dimostrato che se vuoi creare una criptovaluta ci vuole pochissimo, tecnicamente è un qualcosa che si può fare veramente in maniera molto veloce. Poi dopo farne una che rivoluziona il mondo, ovviamente è tutto un altro discorso, ma fare una criptovaluta per poi andare a creare questi tipi di grafici o comunque andare a scammare il prossimo o comunque creare uno schema Ponzi è un qualcosa di molto semplice. Non ci vuole... No, direi che in assoluto forse è la cosa più semplice. La cosa più difficile è riuscire a dargli quell'avviamento del grafico Burj Khalifa, ecco, perché lì vuol dire che sicuramente c'è stato qualcuno che si è messo d'impegno affinché persone comunicassero altre persone. Ma stanno facendo una cosa pazzesca, perché con il fatto che entrano tanti soldi e il mondo cripto significa il mondo, cioè non è come lo schema Ponzi quando noi eravamo più giovani, che andavi dentro l'albergo, ci si trovava fisicamente con le persone della tua zona. Qua stai parlando col mondo, e questi cosa si sono messi a fare? Si mettono addirittura a sponsorizzare persone famose, dove gli danno subito il cash, investono in questi qua, loro comunicano alla loro comunità, ai loro follower, ai loro fan, eccetera, e da lì si innesca la miccia, okay? Da lì inizia la prima scintilla. Ed è proprio questo meccanismo dove poi loro pensano, vabbè, tanto dai, chi se ne frega, e allora, tanto chi è che mi viene a dire un qualcosa, e invece sappiate che non è legale poter fare questa cosa, okay? Non si può fare. Allora, diciamo che non possiamo dire che sia illegale assolutamente, bisogna sempre andare a verificare cosa c'è dietro e cosa c'è sotto. Certo, nel momento in cui dietro o sotto non riusciamo a capire qual è il meccanismo tale per cui quella cripto è stata creata, cioè qual è l'idea, qual è la genialità che ha portato il Bitcoin a diventare tale, se non riusciamo a capirlo, è molto probabile che dietro non ci sia davvero nulla. Certo. Cioè, se, come dicevano al tavolo da poker, se dopo una mano non hai ancora capito chi è il pollo, probabilmente il pollo sei tu. è molto chiaro. Certo, cioè, se tu non hai capito perché quella cripto deve avere quel successo di cui tanti stanno parlando e stanno pronosticando, probabilmente il pollo sei tu. Certo. Ecco, diciamocela molto francamente. Sì, sì, sì. Però io vorrei sottolineare una cosa. Allora, io che ho una comunità, ma altri che hanno delle comunità molto più grandi della mia, cioè, io ci penserei 10 volte prima di andare a sponsorizzare un qualcosa di cui io non capisco, perché appunto può essere che io mi ritrovo a sponsorizzare un qualcosa che un domani venga fuori che sia uno schema Ponzi. Quindi se io non sono in grado di capire prima se questa cosa è o non è uno schema Ponzi, io farei estremamente attenzione di accettare soldi o di accettare di comunque pubblicare o pubblicizzare queste cose, perché appunto andiamo a truffare il prossimo, e quindi bisogna fare estremamente attenzione. Allora, diciamo, mettiamolo in questo modo. No, come dicevo prima, probabilmente i tuoi utenti hanno un'età e hanno delle capacità di tipo valutativo che non possono dargli la garanzia se un determinato prodotto, una determinata criptovaluta abbia in sé qualcosa oppure no. Sì. Io proprio per questo motivo, naturalmente
se tu lo ritieni, sì. Ho pensato di poter dare, magari anche con la tua collaborazione, ai tuoi utenti la possibilità, ad esempio, quando si stanno per avvicinare a una criptovaluta, sia che sia già presente sul mercato, sia che magari, e anzi ancora in modo più interessante, che sia magari in fase proprio di emissione, che sia proprio in quella fase più delicata nella quale sì. abbiamo visto che si giocano, si gioca il futuro di tante criptovalute, cioè quello in cui le persone cominciano a parlarne, cominciano a scambiarsi delle idee, comincia ad avere una qualche iniziano a scillare. Sì. Ecco, cominciano a salire il Burj Khalifa. Se questi soggetti, se questi tuoi utenti lo ritengono e vogliono mandarmi una mail seguendo la form che c'è nel nostro sito internet, magari il sito è questo qua? Possiamo... Sì, il sito è questo, è www.sindacatocity.it. Perfetto. Se voi vedete in basso, esatto, se voi vedete in basso c'è un form, ecco qua, nel quale c'è la possibilità per ciascuno di voi, ecco, di inserire il nome, l'email, senza alcun impegno naturalmente. Mi potete però tranquillamente mettere un messaggio dicendomi, dottor Bacci, sento che si sta parlando, sento che ci sono... C'è odore di bruciato. Ecco, no, sento che c'è molto interesse, no, odore di bruciato, se ancora uno no, fosse okay. già in grado di capirlo non avrebbe probabilmente bisogno di fare questa preventiva verifica, ma sento invece anche al contrario, che ci sono persone che si stanno strappando le vesti per farmi pensare che questa cripto è praticamente la più importante scoperta degli ultimi 10 anni, ecco, è in quel momento che sarebbe interessante anche da parte nostra poter prendere contatto, valutare questa criptovaluta e cercare di capire se effettivamente tutto questo meccanismo che viene mosso è un meccanismo che ha una ragione d'essere, perché dietro c'è effettivamente qualcosa che può apparire come innovativo e può essere una scommessa sul futuro, oppure se è fine a se stesso. Allora, questa è una bellissima, ecco, bellissima iniziativa, perché appunto uno così può già togliersi un po' il dubbio, no? Quindi dice, ok, cerchiamo di capire tutti insieme, rivolgiamoci. Beh, insomma, quello che prometto è di cercare di darci un occhio e poi di esprimere nella mia più assoluta buona fede quello che penso, ecco, certo. magari quello che farei io. Poi magari sbaglierò, perché nessuno di noi naturalmente sì, vabbè, comunque cerchiamo sempre di aiutare a capire, questa è la cosa però più sicuramente un parere dalla mia esperienza ormai 27ennale in questo settore, se sento che c'è qualcosa che non quadra, mi pare che sia che non quadri, quantomeno ve lo segnalo, poi naturalmente la scelta è vostra, nessuno vi può imporre e nessuno vi costringerà a fare alcunché, però sicuramente avrete la possibilità di avere un elemento di valutazione in più. Oltre a ciò, e qui veniamo invece a discutere di una vicenda che proprio in questi giorni è scoppiata, sì. come vedete anche valute, criptovalute che sembravano ormai avere raggiunto il successo e avere raggiunto... top 10 al mondo, top 10 cripto per capitalizzazione, incredibile. Top 10 cripto per capitalizzazione al mondo, che quindi ormai sembrava essere diventato qualcosa di solido che niente avrebbe più scalfito, e parlo naturalmente del sistema cosiddetto Terra Luna, doveva avere dietro di sé questo famoso algoritmo che avrebbe consentito di mantenere sempre questi prezzi allacciati, ancorati al valore del dollaro, e in realtà nel giro di una settimana ha trasformato dei patrimoni immensi in briciole. Sì. Io non voglio pensare al signore che soltanto 10 giorni fa aveva in portafoglio 1 miliardo di euro e adesso si trova 6-7 milioni, ben che vada. Dei 7 sì, milioni sì. sono tanti, intendiamoci, ma per uno che pensava di avere 1 miliardo di euro... Sì, c'è una bella differenza, assolutamente. È una bella differenza, e poi naturalmente ne conseguono a queste situazioni, abbiamo letto, ne sono conseguite anche dei suicidi, perché naturalmente sono certo. situazioni nelle quali uno rischia di avere messo tutto quello che ha nella vita, non debba mai succedere.
Questo è un consiglio che vi do, criptovalute, Poi Luna benissimo. ultimamente era assolutamente controtrend, cioè era molto più forte rispetto al trend di mercato, rispetto a Bitcoin, Ethereum, eccetera. E quindi molti toglievano, iniziavano a togliere da Bitcoin, da Ethereum, da BNB per mettere in Luna perché prometteva qualcosa di più. Poi aveva la stablecoin che prometteva il 20%, cioè tu mettevi i soldi sulla stablecoin che avrebbe dovuto pare essere proprio una sicurezza. Questo è un altro aspetto che mi riservo naturalmente di valutare, perché nel momento in cui tu mi stai vendendo, fra virgolette, una criptovaluta come stable, stabile, collegata, ancorata al valore del dollaro, addirittura riconoscendo degli interessi fantasmagorici, non esistono interessi del 20%, difficilmente li ho visti in vita mia interessi del Certo. 20%. E c'è qualcosa che non funziona, e la Assolutamente, prova certo. ne è il fatto che oggi quella stablecoin non è più stable, non ha più quelle caratteristiche. Ecco, questa è una cosa molto interessante da verificare. E anzi, io a tal uopo ho creato un sito specifico proprio per gli utenti di Luna, diciamo per coloro che hanno in portafoglio Luna. Che non è però il nostro sito ufficiale, il nostro sito principale. Il sito, se ti può interessare, è questo, è Sicuramente sì. No. 3 volte.luna41323431.wordpress.com. Ok, se puoi Lo ripeterlo, ripeto. poi tanto essendo un video, ragazzi, tornate indietro di 10 secondi e ve lo riascoltate. Quindi se puoi, sì. Comunque, 3 volte.luna41323434941.wordpress.com. Perché Perfetto. ho creato questa pagina, diciamo, che fa riferimento sempre al sito? Perché tutti coloro che hanno subito delle perdite su questo sistema Luna, presumibilmente poi attiverò anche una pagina per terra. Hanno subito delle perdite e ritengono in qualche modo di essere stati indotti a dare fiducia appunto a questo meccanismo, a questo algoritmo geniale che doveva mantenere questo prezzo stabile, doveva mantenere queste valute sempre fra la top 10, ritengono di avere subito, come dire, induzione, pressione o comunque semplicemente ritengono che quello che gli era stato spiegato, che era pervenuto a loro come meccanismo vincente, in realtà il meccanismo vincente si è rivelato non essere, tutti coloro che hanno subito delle perdite su questo sistema, dicevo, hanno la possibilità di comunicarmi il loro indirizzo mail nel momento in cui, sempre naturalmente in via assolutamente gratuita e senza impegno, nel momento in cui noi dovessimo vedere che magari in America, piuttosto che in Sud Corea, dove dovrebbe avere sede l'emittente, si dovessero muovere delle iniziative risarcitorie, io sicuramente mi farò parte diligente dall'informarlo e vedere anche se possiamo attivare noi stessi qui in Italia una qualche iniziativa tesa al recupero del danno, sempre naturalmente che si Fantastico. dimostri che diciamo, il meccanismo che doveva essere a prova di fuoco, a prova di ferro, non era invece a prova neanche del grissino, Sì. come A si dimostra prova di dall'andamento. stabile, non è stato per niente stabile, insomma. E non è stato per niente stabile, anzi è crollato creando il disastro che tutti noi conosciamo. Certo. Ottimo, comunque veramente una bellissima puntata, molto molto utile. Cerchiamo di capire appunto che appunto, la Bull Family noi cerchiamo sempre di aiutare gli altri, ci aiutiamo fra di noi e cerchiamo di aprire gli occhi a chi appunto non così si può trovare in difficoltà, si può trovare anche in questi meccanismi che non conosce e cerchiamo di vedere se riusciamo a tutelare queste persone anche in Non questo solo mondo, non Bull, solo nel mondo azionario. nel momento in cui dovessimo magari anche individuare, perché ci vengono segnalate delle situazioni particolarmente importanti, possiamo magari riprendere, rifare qualche altro video insieme, Assolutamente, cercando di spiegare certo. di cosa si sta parlando Non e finisce quali qui. sono eventualmente gli elementi che secondo noi, secondo la nostra valutazione, un po' più esperta probabilmente delle persone che ci stanno ascoltando, se c'è effettivamente da dare fiducia oppure se è meglio stare alla larga Domenico, senza questo è dubbi. assolutamente una partenza, ok? Quindi questo è anche perché noi non sappiamo che cosa può succedere, non sappiamo dove.
dove andremo, insomma, siamo una comunità che sta crescendo tanto e abbiamo assolutamente bisogno di persone come te. Quindi io ti ringrazio, uno, per il tuo modo di fare, la tua gentilezza e la tua così capacità nel spiegare, nel far capire un po' queste cose. E poi mi piace tantissimo il fatto che tu sei partito dal mondo del mercato azionario, dalle grida, no? Da questo mondo che sembra primitivo, no? Sembra un'altra storia, ma io stesso dovevo telefonare. Le mie prime operazioni di borsa le ho fatte telefonando e spesso la banca mi diceva: aspetta un attimo, devo ancora accendere il PC. Quindi comunque c'è stata un'evoluzione, ovviamente l'esperienza, hai tantissima esperienza, e cerchiamo di rapportarci anche in questa realtà. E quindi io comunque ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e vedrai che questa è assolutamente una partenza. Avremo modo di riparlarne e di vedere appunto i prossimi sviluppi. E niente, ti ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori e niente, iscrivetevi come al solito su YouTube, i due gruppi Telegram, Discord, Twitch, Instagram, insomma siamo ovunque. Ricordatevi che adesso avete anche il sito siti ufficiale, avete anche quello di Luna. Diamoci una mano, cerchiamo di aiutare chi queste cose capisce poco, comunque chi si sta insomma, state capendo che magari rischia di perdere tanti soldi, insomma cerchiamo di aiutarci tutta vicenda, ok? Quindi grazie ancora, grazie a voi, buona serata a tutti.